deciso di fare un libro su Giovanna d'Arco perché nel corso degli anni mi è apparsa tante volte in vecchi libri, film, canzoni. Poi un giorno mi è capitata tra le mani la trascrizione del suo processo, che è un documento che si riesce a trovare abbastanza facilmente. E sono rimasto folgorato dalla forza di questo personaggio e dalla sua vicenda, soprattutto perché tutti la conosciamo per nome, ma quasi nessuno ne conosce la vera storia. Ancora bambina in un mondo ferocemente patriarcale, Giovanna d'Arco, che è nata nel 1412, esce dal suo bosco avvolto dalle leggende ed è entrata a 17 anni nella storia grazie alle sue incredibili azioni. È una santa che non ha fatto miracoli nella sua vita, ma la sua vita è stata un miracolo. Leggendo diversi saggi storici, ho scoperto che Giovanna d'Arco è la persona di cui abbiamo più informazioni in tutto il 400 e verosimilmente anche la figura femminile meglio documentata in tutta la storia. Così ho iniziato a indagarla, cercarla, volevo fare qualcosa per non far rimanere tutto questo una serie di coincidenze. Ecco che è nato Il cuore di Giovanna d'Arco, un libro che ho scritto e illustrato, edito da Arca Edizioni, che racconta la storia della Pulcera d'Orleano. Il cuore di Giovanna d'Arco è un libro ispirato alle parole di Giovanna d'Arco trascritte durante il suo processo di condanna del 1431. Quindi il lavoro di scrittura è stato da parte mia abbastanza certosino. Leggendo il processo cercavo di rimettere in ordine cronologico momenti in cui Giovanna racconta della sua infanzia, delle sue battaglie e delle sue vittorie. Il libro è raccontato infatti in prima persona. Spesso è stata utilizzata e ridotta a simbolo politico o religioso. Io ho tentato di mantenere un'apertura di sguardo nel raccontare la storia di questa creatura eccezionale. Non abbiamo di Giovanna d'Arco ritratti in vita, sono stati tutti perduti. Abbiamo moltissimi ritratti ideali fatti successivamente. Per questo il volto che io ho immaginato è un volto iconico, completamente immaginario. Il libro è completamente rivestito da le cromie degli ori, degli argenti, il bianco e il nero, e l'ispirazione per i colori mi è venuta in visita alla Chiesa del Gesù di Palermo, in cui queste cromie giocano all'interno dell'edificio. La mia Giovanna d'Arco ha la voce di chi combatte le sue battaglie con coraggio, di chi non ha paura di parlare e agire e lottare in prima linea per cambiare il mondo. Ha la voce di chi sa riconoscere angeli e belve feroci. È una persona che porta luce in luoghi oscuri. Il suo cuore non conosce forma di egoismo e mentre conosce bene la forza della gentilezza. Spero che Il cuore di Giovanna d'Arco sia un libro che possa regalare le stesse emozioni e riflessioni che io ho provato nello studiare la storia di questa ragazza straordinaria e spero che questo libro arrivi soprattutto ai ragazzi perché è una storia di coraggio, di intelligenza e di umanità. E oggi per cambiare le cose ci vogliono davvero tutte queste qualità e un'intera gentilezza.